un uomo, una voce e tanto sentimento. La discografia completa di Claudio Villa. Salvatore Solina e Gabriele Pau presentano la monografia di Claudio Villa. Ogni giovedì dalle ore 20 alle 21. E un caro saluto da Gabriele a tutti i radioascoltatori di Onda Radio. E un caro saluto da Salvatore e ben ritrovati tutti. Dopo 4 settimane eccoci qui nuovamente con voi a riprendere il programma Un uomo, una voce, tanto sentimento. Ci auguriamo trovarvi tutti bene, in quanto a noi possiamo dire tutto che siamo reduci, come ben sapete, da Ariccia, dove è stato ricordato appunto Claudio Villa. Anzi, Salvatore, vogliamo dire qualcosa di come è andata la serata? Beh, la serata è andata tutto ok, direi. È stata un'avventura affascinante, emozionante. Diciamo, oltre al fascino della serata e fatta in commemorazione del grande Claudio Villa, è stata una splendida serata anche per aver sentito molti giovani che ancora che hanno la passione del canto all'italiana, diciamo giovani bravissimi proprio a livello professionale, che credevamo fossero quasi al tramonto queste passioni qua, e invece ci siamo ricreduti. È stata un'esperienza molto molto positiva. E poi dobbiamo ricordare anche, Salvatore, che tu hai avuto una parte molto importante, in quanto Salvatore ha avuto l'occasione di esibirsi di fronte a Taioli e Patrizia Villa e Rita Pavone. Beh, diciamo che è stata una sorpresa che per me, più che altro, noi eravamo invitati per assistere alla serata a nome di Onda Radio, anche in riconoscimento di questo programma che stiamo svolgendo. Certamente. Poi qualcuno suggerì a Teddy Reno che che anch'io canto delle canzoni all'italiana, allora incuriosito e Salvatore, messomi alla prova, hai avuto, diciamo, un successone. Sono passato e ho cantato insieme a chi si è esibito in questa serata, insomma, è andato, anzi, bene, ci siamo difesi, ecco. Sì, sì, e anzi, Salvatore, avvisiamo i radioascoltatori che sabato prossimo, 10 settembre alle ore 12, verrà trasmessa la serata svoltosi appunto ad Ariccia in memoria a Claudio Villa, in cui noi di Onda Radio siamo stati appunto presenti. Ricordate, sabato 10 alle ore 12. E sentirete tutta la serata dal vivo, dall'inizio alla fine. Prima di aprire questo programma, Salvatore, credo che sia più che doveroso ricordare un grande personaggio scomparso recentemente, un grande autore che tantissimo ha scritto per Villa. Certo, dobbiamo annunciare purtroppo la scomparsa del compositore sardo Astromari, uno dei più grandi compositori di canzoni all'italiana, morto il 24 agosto. La sua salma è stata tumulata ad Olbia, che è la sua città natale. Ricordiamo che Astromari aveva 77 anni. Io direi, prima di iniziare il programma, di far sentire la voce di questo grande autore di canzoni, che abbiamo avuto anche in diretta, in occasione di quando intervenne a questo programma dedicato a Claudio Villa. Se non vado errando, ricordo che ci raccontò lui stesso di essere stato il compositore con più incisioni discografiche di sue canzoni che Claudio Villa effettuò durante la sua carriera. Dopodiché, come omaggio a questo grande maestro, riascolteremo la splendida canzone Pastorella Sarda, una delle più belle canzoni che Astromari dedicò alla sua e alla nostra Sardegna. Ecco, adesso un attimo la regia, mi ha ricordato appunto Pastorella Sarda. Devo precisare che il disco di Pastorella Sarda è uscito in circolazione esclusivamente per la Sardegna, non è mai uscito fuori Sardegna. Ecco, regia, vogliamo andare con questa registrazione. Un grande compositore di canzone italiana che ha scritto centinaia di bei motivi, tra cui, a nostro avviso, una delle più belle dedicate alla Sardegna, e cioè Pastorella Sarda. A questo punto, cari radioascoltatori, avete capito che sto parlando di Astromari. Signor Astromari, buonasera, e intanto la ringrazio per aver gentilmente accettato il nostro invito. Grazie. Ascolti, signor Astromari, in questa emittente ogni settimana, la domenica, va in onda un altro programma di canzoni all'italiana eseguite da cantanti vari, che ogni tanto abbiamo il piacere di sentirli cantare le sue belle composizioni. In questo programma, immancabilmente, il più richiesto è sempre Claudio Villa, e perciò Onda Radio ha pensato di dedicare questo grande cantante tutto un programma dedicato alle sue canzoni e alla sua carriera.
il prossimo brano che andrà in onda si tratta di Rumba all'italiana, un brano scritto, se non vado errato, il 12/5 del 49, scritto, registrato da Villa. Ecco, signor Mari, lei nel 49, insomma in quegli anni lì, ha conosciuto il Villa giovanissimo? Giovanissimo. Villa ha debuttato con la mia canzone, insomma, alla radio. Ah, ecco. Fu subito un successo con Rumba all'italiana. Villa, se lei legge, Claudio Villa parla di Claudio Villa. Sì. Claudio Villa parla di Claudio Villa. Troverà tutto di me e di Villa. E di Villa, ecco. Sono l'autore che ha inciso più canzoni di Villa. E difatti noi abbiamo decine e decine di canzoni sue cantate da Villa. E mi permetta di dirle che sono l'una meglio dell'altra, ecco, sono tutte belle. Ecco, signor Mari, ma lei avrebbe previsto che Villa in quel periodo diventasse addirittura, diciamo, il nostro ambasciatore della canzone italiana nel mondo? Sì, avevo previsto il suo successo, l'avvenire, insomma. So, praticamente aveva quelle dotti, diciamo, di fuori classe, ecco. Fuori classe, però ultimamente non piaceva troppo. Quando tenoreggiava non piaceva molto. Villa ai primi tempi era meglio. Diciamo il Villa degli anni 50, il Villa melodico. In questo sono d'accordo con lei. Ascolti, signor Mario, così per la cronaca, qual è stata la sua prima composizione? La mia prima composizione? 54 anni che sono iscritto alla SIAE, quindi 54 anni, la prima composizione, cosa vuole? Poi, diciamo, campo di volontari, va? Campo di volontari, mia vita, cantato la vesica. Amo te sola. E l'ultimo suo lavoro? L'ultimo mio lavoro, diciamo che sono le canzoni gallesi, va? Cantenti lo crio. Va bene, signor Mari, noi di Onda Radio la ringraziamo tanto. Prego. E ci auguriamo, quando verrà in Sardegna, di poterci conoscere personalmente. Speriamo. Allora, a nome mio e a nome di Gabriele e di Salvatore Deiana e di tutti gli ascoltatori di Onda Radio, le diciamo un grazie e un arrivederci. Grazie. Buonasera. Bene, dopo aver sentito la voce del compianto maestro Astro Mari, adesso andrà in onda una delle sue più belle composizioni dedicate alla Sardegna, Pastorella sarda, sempre cantata da Claudio Villa. Dal monte di Limba c'è una pastorella, guidata da una stella, in riva al mare andò, e dalla tavola un bruno pescatore, cercando un po' d'amore, verso di lei vogò quel fiore di Sardegna. Quel giglio immacolato lasciava la montagna per il suo bene amato. Tutte le sere col pescatore cantò con tanto amore d'essere sposa sognò.
pescatore cantava, cori di lume, cori, sospiro meu d'amore, mentre guardava il mare, e lei che l'ascoltava, guardandosi d'intorno, pensava al lieto giorno, lasciandosi baciare quel fiore di Sardegna, sbocciato sull'invara, lasciò la sua montagna, fissando tavolara tutte le sere, la Madonnina pregò, ma il pescatore più ritornò. Questa leggenda l'udivo quando ero bambino, nelle serate d'inverno vicino al camino. Limpido mare, il grande amore le rubò, ed è il suo cuore. Dopo aver risentito la voce di Astromari e Claudio Villa nella canzone Pastorella Sarda, noi di Onda Radio e a nome di tutti gli amanti della canzone all'italiana mandiamo un applauso a questo grande compositore e un grazie per tutte le belle canzoni che ci ha regalato. Grazie, molto bene ad Astromari. E quindi anche questa puntata siamo ormai in chiusura. Un ringraziamento a tutti per essere stati puntuali a questa ripresa di Un uomo, una voce e tanto sentimento. Vogliate gradire il nostro augurio di una buona settimana e a risentirci presto. Buonanotte da Gabriele. E buonanotte da Salvatore. Così è passata un'altra sera, il nostro incontro ormai finisce qui. Onda Radio ha presentato Un uomo, una voce, tanto sentimento. Claudio Villa. Un programma a cura di Salvatore Degliana e Salvatore Solina. Ha condotto in studio Gabriele Paolo. L'ultima volta questa travezza.